E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in Buonasera, questo nuovo video, in questo nuovo terzo, no non è vero, quarto episodio del Wolcrot di Rinnegati. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Yavix, la centaura e l'ingannatrice, mi sembra si chiamasse, l'illusionista, scusate. In questo episodio andremo a cercare di sconfiggere, speriamo che lo sconfiggiamo subito, il bombarolo matto e il boia. Iniziamo subito con la quest del bombarolo matto. che non è quello di Clash Royale. No. Ok, matto gli si dice. Un po' inquietante. Sembra tipo un cagnolino. Sì, Se i cani no, potessero questi parlare, penso sarebbero così. Beh, sono tutti squilibrati, sti baroni. tanto, Ce n'è tanto uno, sani non giusto? dovevano essere. Tra l'altro, ragazzi, ci siamo anche info. Wow, non me l'aspettavo. Dicevo, ci siamo anche informati un pochino su questi due baroni che andremo a sconfiggere in questo episodio e. Una buffissimo che mentre ride sotto nei sottotitoli c'è scritto risata isterica. Sì, dicevo, per quanto riguarda il bombarolo pazzo, è stato detto, cioè, c'è scritto, abbiamo trovato semplicemente che appunto è pazzo, non riesce a non tenere un esplosivo in mano e che è stato anche l'artefice della distruzione della libreria, mi sembra, o biblioteca delle origini, che è essenzialmente l'archivio della città sognante degli insonni. Sì, due volte. Dobbiamo disinnescare quella mina C'è il senza tizio pietà, il grosso. suo posto andrà in pezzi. Ok, disinnescate mine, altrimenti morte. Sono anche le stesse mine, signori. Abbiamo farmato come dei rinnegati ieri sera. E siamo tipo a livello 43 entrambi. E io ho già mezza armatura del crogiolo. Comunque siamo molto avanti di luce e di livello. Quindi non dovremmo aver problemi. Sì, infatti. Ci siamo portati avanti, almeno non dovevamo fermarci a grindare tra una missione e l'altra, che Io salgo di livello, lui essenzialmente era la cosa più 140. noiosa Sì, beh, alla di fine. tutte le storie. Se volete un consiglio, abbiamo semplicemente giocato in crogiolo parecchio e ecco, siamo riusciti a salire veramente di tanto. L'arco è stupendo, però. L'arco è bellissimo, anche in crogiolo, ragazzi, non vedo l'ora di farvi il video perché è spettacolare. Ok. Capi bellici sconfitti, dobbiamo sconfiggere altri due capi. Devo dire che le missioni scorse dell'illusionista e del centauro sono state molto particolari, c'è da dirlo questo. Quella dell'illusionista era carina a livello di trovate. Sì, quello ci stava, soprattutto all'inizio dell'engramma ci siamo cascati in pieno. Ma credo tutti. Dai, era troppo bello quell'engramma lì. Eh beh, in effetti, poi a sto punto della storia. Quando hai ancora tutte le cose che hai da trovare, morivi e basta. Nuovo È singolo, intonato quasi quanto incredibile. Raika. Ah, ti hai trasportato. Oh, Oh, cavolo. cacca. Che culo! Sono rimbalzato sulla corda. Esplode fra 40 secondi, Tommy. Corri. Oddio, stavo precipitando, ma sono troppo forte. Ragazzi. Per chi ha giocato adesso in una prigione di anziani, questo è un momento emozionante. I feels, i feels. Tra l'altro qua. Ah già, non ve l'avevo detto, abbiamo sbloccato le nuove super. Infatti, come vedete, c'ho il martello trottoloso io. Che è veramente fico. Adesso vi spiego anche come funziona non appena riesco a utilizzarla. Certo, spero che durante la storia scopriremo qualcosa in più su questi baroni, perché alla fine non sappiamo chissà quanto, eh. Appunto, noi cerchiamo comunque di informarci prima e di darvi più informazioni possibili su questi baroni, perché comunque penso vi faccia piacere. Nel frattempo vi parlo un attimo delle nuove super. Essenzialmente la mia, ovvero il martello, è un martellone gigante che ha due tipi di attacco. L'attacco normale, quello leggero, diciamo, e l'attacco pesante. L'attacco leggero è praticamente inizia a girare col martello, che in PvE ci sta abbastanza, in PvP per niente secondo me. Tra l'altro, se pigiate più volte R2 inizia a fare tipo trottola, come avete visto prima. Mentre l'assalto pesante, l'attacco pesante è molto molto utile, perché oltre a tirare una smartellata gigante per terra che ovviamente uccide tutti i nemici nelle vicinanze, lancia una specie di onda d'urto in avanti di fuoco,
che fa danno quindi anche a distanza. Amico Cade poco divertente, pezzo di merda. Prendi le botte. Amico Cade, tua sorella, amico un... non ce lo chiami Cade, capito? E diciamo che l'attacco, l'R1 in crogliolo è molto utile, perché anche se siamo lontani possiamo fare danno ai nemici. L'unica difficoltà è se i nemici stanno volando in aria, quindi, perché non ovviamente non ci arriva. Dobbiamo andarci di trotto, alla fine comunque non è chissà quanto forte. Allora, la mia super praticamente in sostanza rimane l'arco uguale, non viene depotenziato di nulla. Sì, non l'arco, il bastone dell'arco. Il bastone, sì, vabbè, il bastone d'arco vuol dire. Ma in sostanza premendo L2 può parare, cioè inizia a girare e a parare i colpi che vengono sparati. Qualcuno ne respinge indietro, ma poche. E dopo che ha parato dei colpi triplica il danno del bastone. Quindi, e quindi fa tipo un botto male. In PvP è una cosa tipo fortissima contro i martelli o l'evoca tempeste, perché para sia i martelli che appunto i fulmini, l'evoca, so. E in PvE non oso immaginare quello che si può fare con i danni triplicati del bastone. Già prima i Kalaris faceva easy con il bastone plus Raiden, ora non voglio neanche pensarci. Sì, perché poi comunque, oddio, ecco il tizio, tiriamogli la smartellata. Ok, abbiamo eliminato anche il bombarolo matto. Non è stato difficile. Andiamo subito con il... fantastico. Ah. No, aspetta, ci sono delle cose da sopra. Ok, sfera di luce, niente. No, sotto, corri. Sì, volevo prendere le sfere di luce, arrivo. Io scivolo. Ah, questa è sempre la stessa ambientazione del... Sì, ci sta. È il rifugio... Oh, qua c'è il barone Catteano. Beh, alla fine non è stata chissà quanto particolare questa... sta missione, avrei preferito qualcosa in più, un po' di bombe a caso. No? Cioè, rispetto a quella dell'illusionista o del... L'illusionista per ora è stata la più carina, secondo me. Ah, e tra l'altro non ve l'ho detto, e nemmeno Raika ve l'ha detto, che con questa super io ho il martellino come attacco corpo a corpo, che è essenzialmente un martello da lancio. Ah, già. Che può essere però raccolto. E dopo un po', se invece lo lanciamo e lo lasciamo per terra, dopo un po' esplode. Mentre Laika ha una cosa molto figa. Che c'è una cosa molto bella che adesso vi faccio vedere appena si carica. Guardate, praticamente se io scivolo e premo R1 fa questa specie non di bastonata. Non l'ho vista, rifalla. Non ce l'ho più. Ah, non te la fa, se la fai a vuoto no. Praticamente ve la racconto. È una bastonata. No, parliamo. Spettro. Ha finito. È una bastonata che fa danno tipo abbastanza lontano, quindi anche un attacco a distanza, corpo a corpo, diciamo a distanza, fa 100 e qualcosa, quindi non shotta, ma indebolisce abbastanza i nemici in PvE. E cosa molto carina è che alla fine tu ti ritrovi come sei saltato, quindi sei in aria, quindi è molto carina perché disorienta molto i nemici quando molto carina per te che la usi. Ah, certo. Ok, andiamo subito a iniziare l'avventura del boia. Iniziamo subito con il boia, che come vediamo ha un servitore ingabbiato. C'è inciso un nome, Rexis Van. Boia. Ho una pista su di lui. Ok, sul boia abbiamo un attimino più di informazioni. Come vedete c'è questo servitore ingabbiato che è stato seviziato, come ha detto lo spettro. Per quale motivo? Perché Rexis Van, il boia, è un sadico e un pazzo. Che a parte il fatto che ha eseguito degli esperimenti sul suo corpo, come avete visto il fatto che al posto delle mani ha quella specie di palle, io volo via. Ce la faccio o non ce la faccio? Ha quella specie di palle infuocate, dicevo, che tra l'altro sono fatte con dei resti di servitore. E ha una particolare... Dicevo, ha una particolare avversione contro il viaggiatore. E proprio per questa avversione scarica, diciamo, la sua rabbia sui servitori. Per quale motivo? Perché i servitori, per chi non lo sapesse, sono delle macchine che essenzialmente... C'è un tizio, ok. Essenzialmente sono una tentata copia del viaggiatore da parte dei caduti. E dato che il boia ha questa avversione per il viaggiatore, ha anche un odio particolare verso i servitori. Creano lettere di cui i caduti hanno bisogno per sopravvivere e crescere.
Ecco, infatti lo spiego. Gli infami, un tempo caduti, attacchino i servitori. Esatto. Certo, viene sottolineata molto da parte dello spettro questa differenza tra infami e caduti, comunque. Che alla fine è vero che sono una diversa fazione, però possiamo considerarla anche come una nuova razza, perché alla fine sono completamente diversi. Non sono quasi più caduti, morti. Appunto. Quindi, boh, forse loro non si sentono caduti e i caduti non si sentono infami. Che non si sentono infami, aspetta. Cioè, secondo me i caduti li vedono più come zombie, quindi come una mostruosità. In effetti. No. Sì, più o meno. E appunto non ho finito di parlare del boia che appunto si diverte essenzialmente a seviziare i servitori. E niente. Quindi diciamo che è uno dei più pazzi probabilmente. Ah, tra l'altro ragazzi ve lo dico nel quinto episodio, ma vabbè, no, nel quarto episodio, siamo ancora nel quarto. Però abbiamo fatto, se non l'avete visto, sul canale la guida su come fare l'evento dell'arriva contorta eroico. Quindi se non sapete come fare, c'è il video che dura tipo 3 minuti, quindi non vi ruba nemmeno chissà quanto tempo. E è molto semplice comunque. Comunque i servizi del ragno sono bellissimi, cioè guarda quanto sono belli. Ah, c'è un tipo niente, questo è esploso. Eccolo il boia. Guarda quanto è brutto. Che poi non ha molto senso, cioè questa particolarità, diciamo, distacca ancora di più gli infami dai caduti, perché appunto come ha detto lo spettro, i servitori sono la fonte vitale dei caduti, dato che gli riescono a ricavare l'etere che poi appunto serve per vivere fondamentalmente. E per nutrirsi, sì, è il loro cibo, insomma. Appunto. Quindi il fatto che addirittura li distruggano, cioè, è un po' un controsenso se fossero ancora caduti. Il problema è che non gli interessa niente, perché tanto loro sono già morti, quindi. Loro vivono di morte. Come ci ha detto il fanatico. Certo, bisognerà scoprire come neutralizzarla sta cosa, perché altrimenti penso che la campagna duri poco. Okay. Duri poco per noi. Certo, per noi. Ah, questa è la boss battle che si vedeva. Ah sì, quella in cui si vedeva il corpo a corpo telematico dello stregone. È immune. Dov'è? Me lo sono perso. Vabbè, comunque semplice, c'era da dire. Avrei preferito un attimino più di difficoltà, sinceramente. Sì, non è difficile, in fondo. Cioè, alcune cose da campo. Non ci sono meccaniche particolari. Esatto. Magari sarebbe stato più carino con qualcosa del genere. Comunque, cioè, io mi ricordo che la campagna base, ovvero parlo della prima campagna base, quella contro Gaul, era comunque più difficile. Cioè, ci sono stati dei punti, tipo quello sul sole, in cui sono morto parecchie volte. Morto. E anche il boia è andato. Ho detto il boia è andato, non vai via tu. Ok. Libera i servitori. Liberiamo questi poveri servitorini. Andiamocene via da qui. Non oso pensare cosa abbia fatto anche. Quattro baroni abbattuti. Ok, quattro baroni abbattuti, sono anche a livello 25. Ragazzi, finiamo l'episodio qua. Abbiamo sconfitto il barone. Sì, il barone. Il boia e il bombarolo pazzo. Abbiamo anche scoperto qualcosa in più sulla loro storia, sul perché sono così pazzi e demoniati. Detto questo, io direi che se l'episodio vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che scegliate tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.